Saremo con le interviste dagli spogliatoi, subito Caldarola, poi Potenza Picena. Al Comunale siamo con il tecnico della squadra che ha vinto questa semifinale, mister Massimo Sirocchi del Villa Sant'Antonio, una partita che è stata caratterizzata da diverse occasioni molto molto interessanti per la sua squadra. Poi non so, visto che avete segnato praticamente al 92esimo, se già si era preparato mentalmente per i rigori, comunque come ha visto questa partita così importante per voi? Una partita molto bella, combattuta, ho visto un grande Caldarola organizzato con Massimo Neppi, di solito fantasista di qualità, anche nonostante ormai c'è qualche annetto sulle spalle, ma una grossa squadra che aspettava, grossa individualità. Noi ci siamo preparati a questa partita sapendo che incontriamo una squadra fortissima, ci abbiamo aspettati, non abbiamo una grossa individualità, però il collettivo ci aiuta ad aspettare, a ripartire tutti insieme. Abbiamo una squadra allenata bene, che come stiamo bene, un grosso ringraziamento al preparatore che ha fatto un grosso lavoro durante l'inverno, e devo dire che al 93 già mi avevo preparato mentalmente per i rigori, avevo già disegnato i 5 e invece c'è stata questa ripartenza, allora cercavo di far gol, siamo ripartiti un contropiede, Senghor, grande giocatore, ha messo la palla dentro su un traversone di Davide Silvestri. Anche perché voi dicevate avuto molte molte occasioni, che poi per un motivo o per un altro la porta sembrava quasi stregata oggi, no? Non entrava la palla né da una parte né dall'altra. Sì, è stata un po' di imprecisione da attaccanti, però e poi anche la bravura del portiere, ha preso due belle palle, una punizione di Caglione all'angolino, sembrava avevo urlato quasi al gol, e poi c'è stato questo episodio che ha determinato la partita. Queste sono partite che ci segna per primo la possibilità di portarla a casa, così è stato, due grosse difese, avevo visto che il Caldarola era stata la miglior difesa del mondo e quindi sapevo di trovare qualche difficoltà nella fase di possesso, comunque è andata bene, è un grosso in bocca al lupo al Caldarola per il prossimo anno. Io ringrazio mister Sirocchi, quindi complimenti e in bocca al lupo per l'ultima avventura di quest'anno, la finale per il titolo regionale. Adesso invece passo al presidente del Caldarola, Maccari. Una partita, un risultato negativo che però sicuramente non inficia l'ottima stagione del Caldarola, e poi magari, come dicevamo anche con il tecnico prima, al 92esimo quasi ci avevate fatto, avevate visto lo spettro dei rigori, la possibilità comunque di giocarvela fino alla fine. Ma non è tanto lo spettro dei rigori, abbiamo giocato mezz'ora con un uomo in più, speravamo di vincere, però bisogna essere anche sportivi e riconoscere che oggi abbiamo giocato veramente con una grande squadra, forti, combatti, esperti, abbiamo avuto diverse occasioni, ma comunque noi ce l'avevamo in casa, quindi avevamo il vantaggio di giocare nel campo nostro. Oggi ho visto veramente una squadra forte, e se dovevamo perdere l'imbattibilità è giusto che la perdiamo con una squadra che veramente mi è sembrata veramente molto molto forte. Mi dispiace perché come si era messa la partita, comunque già a mezz'ora alla fine con un uomo in più, abbiamo avuto questa occasione, si poteva pensare di vincere, però va bene. Abbiamo fatto una grandissima stagione, abbiamo vinto questo campionato con i juniores, abbiamo fatto benissimo con i ragazzini, è una conclusione che ci può stare, abbiamo perso il 92esimo su uno svarione, abbiamo dimostrato anche oggi che siamo una grande squadra, complimenti all'avversario perché probabilmente ha meritato di vincere avendo giocato mezz'ora con un uomo in meno, poi l'episodio nel calcio condanna sempre e oggi purtroppo ci ha condannato a noi. Buonasera a tutti. Io chiudo da Caldarola, ti restituisco la linea, Fabio. Grazie, ritorniamo a Livio Luzzi. Sì, calcio d'angolo, il primo di questi tempi supplementari in favore della Folgore Castel Mondo, è pronto Brachetta, ecco quel suo destro che va in mezzo all'aria, saltano un mucchio di giocatori, l'ultimo tocco è di un giocatore della Folgore, quindi rimessa da fondo campo per il Camerino. Intanto è uscito tra gli applausi della tifoseria ospite Macovei, autore del gol del pareggio, un vero e proprio gioiello, quello del numero 7 della Folgore, che al 27esimo minuto del secondo tempo ha regalato l'1-1 che ha consentito alla propria squadra di andare a giocarsi la qualificazione in questi supplementari. La rimessa di Marsili, lungo, con il piede destro nel mezzo al campo a cercare la testa di Remigi, che non arriva ad intercettare il pallone, poi la gestione della sfera è della Folgore Casperamondo, un contrasto tra il giovane Palazzi e un giocatore della Folgore, fallo
di Palazzi. Palazzi che è stato autore pochi minuti fa della prima conclusione in porta di questi supplementari su cross da destra di Belfiori. Il giovane Palazzi ha cercato la conclusione al volo dentro area con il sinistro, il pallone ha toccato terra e Pelagaggio è riuscito ad intercettare e allontanare la minaccia. Pallone lungo nella zona d'attacco della Folgore, arriva Bevilacqua che riesce a gestirla bene facendo carambolare il pallone sui piedi di Salvatori, rimessa dal fondo per il Camerino. Siamo al minuto 11 del primo tempo supplementare, 1-1 tra Camerino e Folgore Castel Raimondo. A te Fabio. Bene, tu rimani sempre aperto, ovviamente puoi entrare quando vuoi per qualsiasi variazione perché è l'unica gara che si sta giocando, tra poco gli altri finali. Scarfiotti di Potenza Picena. Sì, siamo con qui con Scarfiotti, con Matteo Ruffini, tecnico della Lorese. Allora mister, il gol è subito all'inizio, ha un po' scombussolato le cose, partita votata all'attacco, primo tempo, secondo tempo, forse è mancata un po' di incisività in avanti, complice anche l'infortunio di Ulissi. Ci sapevamo che dovevamo fare una partita perfetta, una squadra che era da 6-7 partite che non prendeva gol, fermo restando che avevano l'assenza dei Monteneri. Non l'abbiamo fatta perfetta, nel senso che abbiamo preso gol subito, quindi quello sicuramente ha condizionato, ha dato morale a loro e magari ne ha tolto un po' a noi. Direi che poi la partita l'abbiamo fatta, non ricordo tiri in porta del Potenza Picena, noi abbiamo avuto 4-5 situazioni in cui però non siamo riusciti a far gol. Sapevamo che non sarebbe stato facile far gol, è chiaro che avendolo subito poi le difficoltà sono aumentate, purtroppo è finita così. Grazie a Matteo Ruffini, ora vedremo Fabio. Con Antonio. Bene, scusa, Fabio. vai Roberto. Sì, scusami, devo intervenire assolutamente perché il risultato è cambiato, Camerino di nuovo in vantaggio al 12° minuto, primo tempo supplementare, ancora Di Modica, azione di rimessa del Camerino, palla in profondità per Di Modica che è entrato in area dalla parte sinistra, si è accentrato, ha sfruttato l'uscita un po' in ritardo di Pelagaggio, tocco con il piatto destro sotto il corpo del portiere della Folgore, palla in rete, quindi sempre più decisivo Di Modica, terzo gol in queste due partite di playoff per il bomber del Camerino che sta spingendo decisamente la propria squadra verso lo spareggio promozione. Quindi Camerino 2, Folgore Castello Raimondo 1, a te di nuovo la linea. Bene, rimani sempre aperto, sentiamo Mancioli e poi torneremo da Muscolini. Ok, prendiamo la linea, quindi chi da Montecosta, lo ricordiamo la vittoria della Vittoretta Falco per 1-0 sulla Vigor Montecosta, abbiamo il mister della Vigor Montecosta, Camilletti. Mister, diciamo una partita, un episodio ha deciso questa partita, è una gara direi equilibratissima. Sì, sicuramente, scusate la voce, questo che ha detto lei, effettivamente è una partita dove un episodio la condiziona. Comunque un in bocca al lupo che faccio sicuramente alla Pinturetta, perché alla fine hanno dimostrato di quel qualcosina in più per poter vincere. Noi ce l'abbiamo messo tutta, io sono subentrato alla fine, ho trovato un buon gruppo, abbiamo cercato di sperare di arrivare a questa, a questo miracolo, chiamiamolo così, ma non ci siamo riusciti. E niente, un ringraziamento alla società da parte mia, se mi è possibile, e ai giocatori stessi, sarà per la prossimo anno. E un augurio ancora alla Pinturetta perché lo merita. Buona serata. Bene, ringraziamo mister Camilletti, sentiamo il mister Vincente, mister Jacopo Birilli, mister, questa punizione da oltre 40 metri finita in porta vi ha dato la vittoria per affrontare lo spareggio. Sì, una vittoria importante per noi perché ci consente di arrivare alla finale, è stata una partita molto sofferta, tattica, primo tempo noi abbiamo sofferto un po', riuscivamo a giocare, il Montecosaro arriva al Montecosaro, si era messi bene in campo e non riusciva a fare il nostro gioco raso terra con le palle corte. Poi secondo tempo siamo migliorati, avevamo una buona condizione atletica nonostante il caldo e la punizione è stata fondamentale perché ci ha consentito di arrivare in finale. Complimenti alla Vigor Montecosaro perché
è una squadra forte e complimenti alla Pinduretta perché meritiamo tutto questo, siamo un grande gruppo. Grazie. Bene, ringraziamo anche il tecnico della Pinturetta, direi di chiudere da Monte Costa, perfetta linea Fabio. Grazie, aggiornamento da Livio Luzzi. Sì, si sta ancora giocando questo primo tempo supplementare, ricordo il vantaggio ora del Camerino 2-1 sulla Folgore Castella, Raimondo ancora di Modica al 12° minuto decisivo, un'azione ficcante in profondità sul passaggio del giovane Palazzi, ha messo di Modica praticamente davanti alla porta, il numero 7 grande freddezza, come al solito non ha perdonato la Folgore trafiggendo in uscita Pelagalle, ora pressoché impresa disperata per la Folgore per ribaltare il risultato. Ricordo i castellani dovrebbero mettere a segno ben due reti per riuscire ad avere la meglio sul Camerino che è sempre più avvantaggiato a questo punto della partita, primo tempo supplementare che termina in questo preciso istante, quindi restano da giocare 15 minuti con il risultato di Camerino 2 Folgore Castel Raimondo 1 a te Fabio. Bene, questi 15 minuti di supplementari li vivremo praticamente tutti in cronaca diretta. Sentiamo Enrico Costantini, Porto San Giorgio. Sì, vicino a me c'è mister Cipolletta del Palmense, sconfitta, è andato in vantaggio, poi però sul gol, il primo rigore in pratica, che errore, chiusura preventiva, centrale. Avete giocato una grande partita comunque. Più che chiusura preventiva c'è stato un errore del nostro centrale che si è fatto un po' ingannare dal movimento dei cavalli, l'asse centrale è dovuto andare in copertura e ha cercato di non fare fallo, ma purtroppo Cavalli è stato bravo a cercarlo e ad ottenerlo e qui e lì la partita ovviamente si è molto complicata. C'è da dire che la San Giorgese ha fatto un grande campionato, è un'ottima squadra, quindi anche meritato nel corso dell'anno questo. Noi abbiamo fatto il nostro buon campionato, ce la siamo giocata e ovviamente dovevamo non fare errori contro questa squadra, l'abbiamo fatto e quindi giustamente ha vinto la San Giorgese. Mi è piaciuta comunque la tua squadra, ha cercato di giocare a calcio non buttando via mai la palla. Sì, questo è un po' le nostre caratteristiche, poi dalla panchina si vede sempre abbastanza male la partita, è difficile dare un giudizio anche estetico, quindi lo lascio a voi, l'importante è che abbiamo onorato questa partita e abbiamo onorato anche una società che è stata con noi correttissima, ci è stata sempre vicino, nei momenti di difficoltà non ha drammatizzato, quindi è un merito anche della società se siamo arrivati in queste buone condizioni. Grazie e in bocca al lupo per il futuro, allora andiamo da Marco Pennacchietti. Allora Marco, in molti dicono qui a Porto San Giorgio se il calcio esiste a Porto San Giorgio il merito è soprattutto di Pennacchietti. Non esageriamo, c'era prima, ci sarà dopo, quindi abbiamo fatto penso la partita di oggi che c'è stata bellissima contro una squadra forte e noi abbiamo fatto la partita nostra, abbiamo rischiato, abbiamo recuperato e purtroppo abbiamo sbagliato tanto perché eravamo un po' tesi, siamo stati 3 settimane fermi e si è fatto sentire un po' troppo la tensione. Tutti bravi, molti riconosco dei giocatori, dei tuoi giocatori, ma Gabaldi non c'entra niente con questa categoria. Gabaldi fa parte della San Giorgese e penso che fa parte di un'ottima squadra e ancora non abbiamo fatto niente perché si aspetta la finalissima sabato prossimo, quindi contro Valdichiendi San Giusto. Valdichiendi San Giusto, bene. Quindi a fine partita prossima faremo i conti, ecco. Grazie a Marco Pennacchietti, linea definitivamente allo studio. Facciamo rapidissimi gli spogliatoi di Villa San Filippo. Sì, telegrafici con mister Marinelli, poi anche con mister Raffaeli, poi lo lasciamo andare in doccia. Vedevamo in tribuna che si arrabbiava molto e ci credeva e aveva ragione di farlo perché la sua squadra ha imbrigliato dal primo al 90° la Valdichiendi, però il calcio ha fatto anche gli episodi e al 90° è finito questo sogno. Sì, è peccato perché l'episodio era giusto l'arbitro, perché c'era un fallo a metà campo clamoroso, è stato l'atteggiamento dell'arbitro sbagliato nei nostri confronti sin dall'inizio. Ci hanno annullato un gol, abbiamo preso un fallo, un miracolo del portiere, ragazzi hanno fatto una partita grandiosa, qui vanno i miei complimenti, complimenti tutto lo staff ragazzi per l'impegno che hanno profuso per tutto l'anno, ma soprattutto nella partita di oggi. Siamo stati un po' sfortunati nell'infortunio di Ramaccini, quindi alla fine abbiamo dovuto cambiare, però è un peccato perché è stato l'arbitro che tra l'altro aveva
fermato un giocatore nostro, non ha dato vantaggio da solo avanti al portiere, una cosa, vabbè. Fanno degli arbitri eccellenti, però poi se i risultati sono questi, allora ci teniamo i nostri, che è meglio. Grazie a mister Marinelli, telegrafico anche col presidente Pasquali, che comunque al di là di questa sfortunata partita promuove l'annata dei suoi oltre ogni aspettativa. Sì, sì, io devo ringraziare i ragazzi, mister, tutto lo staff, abbiamo fatto un bellissimo campionato e anche oggi abbiamo dimostrato di avere la nostra squadra, abbiamo meritato di andare in vantaggio, abbiamo preso un gol, ce l'ha annullato uno, è un infortunio penso dell'arbitro clamoroso, lo ripeteremo alle riprese, ci ha lasciato con una materia su un fallo netto a tre quarti campo e ci abbiamo preso il gol, dispiace veramente perché è un arbitro di questi livelli, incappare in questi errori, insomma dispiace proprio, comunque dicono che il calcio è bello anche per questo, ma io dubito un pochettino quando succedono questi episodi, grazie. Grazie anche a me, presidente Pasquali, siamo da mister Raffaeli, velocissimamente, onore agli sconfitti a 60, però alla fine si passa il turno e la sua squadra, Val di Chieri di San Giusto, che al termine di questa cavalcata della regular season ha saputo soffrire in questa finale, ha saputo pungere proprio al 90esimo quando sembravano lo spettro dei supplementari sembrava un passo. Sì, sicuramente è stata una partita difficile, dura, ma nell'arco dei 90 minuti abbiamo meritato. Abbiamo avuto più occasioni, quindi credo che i ragazzi hanno meritato questa vittoria. Grazie e complimenti a mister Raffaeli, ricordiamo il finale 1-0 della Valdichia di San Giusto sul Caffè Verdini, definitivamente la linea dello studio, Fabio. Scarfiotti di Potenza Picena. Giuseppe Santoni, allora, una vittoria importantissima, avete trovato il gol subito grazie alla zampata di Monaco, poi avete fatto una partita di cuore, avete buttato i ragazzi fuori oltre l'ostacolo, come si suol dire, partita di contenimento a contenere questa Lorese che ha cercato di giocare per cercare di pareggiare, però l'avete contenuta bene e un gol che vi porta in proietta per la finalissima regionale. Sì, è vero, noi sapevamo che sarebbe venuta fuori questa partita, sapevamo che forse avremmo dovuto tenere per 120 minuti in questo modo, quindi eravamo pronti, eravamo preparati. Sapevamo che la Lorese dopo la San Giustese era la squadra più forte del girone, quindi ci siamo messi lì. Io avevo detto ai ragazzi che dovevamo scendere sotto il gradino dell'umiltà, ancora più umili di essere umili. Loro l'hanno fatto, hanno lottato su ogni pallone, grazie a una bella giocata in Monaco abbiamo trovato il gol subito che ci ha permesso, diciamo, più che altro di sbloccarci la tensione. Vabbè, è vero, abbiamo fatto una partita di cuore, di sacrificio, però una squadra già partita per salvarsi con un'età media anche oggi di 23 anni, sotto i 23 anni, penso che non si poteva chiedere di più, quindi seppur non siamo stati bellissimi, non siamo stati brillantissimi, però abbiamo dimostrato di lottare uniti e di ormai di cercare il possibile per fare bene, ancora bene. Saluto per la partita. Grazie, molto gentile. Grazie a Pietro Muscolini. Sempre rimane aperto telegrafici Iesi. Sì, prendiamo la linea con Cristiano Lucchetta. Cristiano, una vittoria che neanche si può dire sofferta, perché dopo 16 minuti avete sbloccato il risultato e poi tutto in discesa. Sì, buonasera a tutti, la squadra si è comportata benissimo, noi avevamo deciso di attaccare l'avversario da subito alto perché avevo visto l'altra partita, non è un avversario che va aspettato e fortunatamente i ragazzi mi hanno dato ascolto e niente, siamo riusciti ad andare subito in vantaggio, poi dopo abbiamo gestito il gioco, poi il secondo gol e il terzo gol e secondo me abbiamo meritato proprio molto questa vittoria, ci credevamo anche perché per via dei tre punti eravamo dispiaciuti perché avevamo vinto il campionato sul campo e quindi quello che abbiamo fatto oggi secondo me è il giusto finale, anche se manca ancora una partita, di quello che abbiamo fatto per tutto l'anno. Adesso sull'obiettivo della prima categoria manca solamente lo spareggio tra l'Osimo Stazione e Real Camerano che stanno ancora giocando, chi preferisci delle due? Ma io conosco tutte e due le formazioni e secondo me sono due ottime squadre, non preferisco nessuno, io adesso questa settimana prepareremo la partita, conosco entrambe le squadre quindi so che sarà una partita difficilissima su un campo neutro, uno spareggio insomma per andare certamente
con la certezza, insomma, da subito in prima categoria. La società se lo merita, i ragazzi se lo meritano, e direi pure io me lo merito dopo tanta gavetta. Lo diciamo anche noi, in bocca al lupo mister per sabato prossimo, in bocca al lupo per il prossimo campionato. Crepi, grazie, buonasera. È tutto dal Petracini di Iesi, ribadisco il risultato finale, Borgo Minonna 3, Apiro 0, la linea che ritorna definitivamente allo studio. Se sei d'accordo, 30 secondi a moglie da Marcello Temperi, poi continueremo per gli ultimi istanti di gara. Temperi. Sì, con me Giorgio Latini, allenatore del Moie Vallesina. Vallesina, tanta sofferenza nei minuti finali, queste due reti, poi la festa. Sì, sì, la partita è stata così. All'inizio abbiamo iniziato bene, il primo quarto d'ora, poi siamo passati, abbiamo lasciato un po' il pallino del gioco alla squadra avversaria, però senza mai farli essere pericolosi. Sinceramente, nelle ripartenze eravamo molto più pericolosi noi. Chiaramente negli ultimi 10 minuti loro si sono sbilanciati un po' troppo e abbiamo fatto due bei gol. Insomma, è stata una partita sofferta, lo sapevamo che la squadra avversaria è una squadra importante, una squadra dotata fisicamente, forte, quindi ci avevamo un massimo rispetto. Però devo dire bravi ai ragazzi miei che non hanno mollato mai, ci hanno sempre creduto, alla fine sono stati premiati. Grazie a Giorgio Latini, ma prima di restituirsi la linea vorrei un risultato finale per un campionato nazionale juniores, River Casale 65 contro Comprensorio Vairano, è finito 8-0, la prossima partita vede la Giura Gallo col Bordolo contro il River Casale 65, mercoledì prossimo la Giura Gallo col Bordolo deve vincere per forza per passare il turno alle fasi nazionali. Da moglie per il momento è tutto, lì nello studio. Da parte del gioco, grazie, la rete d'onore, veramente una bella foglia che stare a mondo. Giulio Pugliani, certo che il calcio è bello, per chi sostituisco? Remigi di Modica, Regigi di Modica, tutti e due, alla fine lei ha resistito e di Modica ha fatto secondo. Sì, perché si dolgono male, a parte c'era cioè, l'ultimo cambio, tutti e due stavano male, comunque sono sempre ragazzi che per queste categorie conta e alla fine ha contato. Partita tutto sommato equilibrata, in alcuni momenti la ripresa però avete un po' sofferto. No, io dico che dall'inizio abbiamo sofferto, onore e merito a Castelmondo, ci ha messo in estrema difficoltà, forse non eravamo tesi, non riuscivamo a fare il gioco, comunque onore e merito a loro, noi siamo stati bravi a essere squadra, a essere rimane compatti, abbiamo fatto gol alla fine del primo tempo, abbiamo preso un po' in modo stupido, non ci siamo abbattuti, abbiamo sofferto in silenzio, la capacità di questa squadra è migliorata tantissimo, hanno capito l'umiltà. E questa squadra Castelmondo meritava sicuramente, ha giocato meglio, ma alla fine quello che abbiamo segnato siamo stati noi, e viva Camerino. Al triplice fischi, una grande corsa, l'abbraccio con Marco. E beh sì, è tanti anni che condivido con lui qualcosa, non glielo sembra, alla fine mi è sfuggito, c'avevo paura che anche oggi, e oggi glielo ho dedicato. Naturalmente Marco Gagliardi, figlio, grazie a lui e Roberto Bellino avrà da aggiungere altre cose. Camerino, batte fuori con il Saremondo. Dai inizio a qualcosa di nuovo da Med Store. Acquista il tuo prodotto Apple preferito o uno dei migliori accessori e scopri le infinite possibilità per lo sport, la creatività e la musica. Scegli la rata su misura per te con il finanziamento tasso 0 20 mesi, TAN 0 TAEG 0, oppure con Pago Deal in 10 comode rate senza interessi, senza finanziamento e senza busta paga. Soluzioni soggette ad approvazione delle società finanziarie, promo valida fino al 16 maggio. Informazioni e condizioni in negozio o su medstore.it. Spot. Alt, polizia! Controlliamo le sue gomme. Complimenti, lei è in regola. Ma certo, io vado da 2R di Rocchetti Rito, a Camerino, località Torre del Parco. Ho installato pneumatici nuovi e revisionato la mia auto. 2R, gomme nuove a partire da 30 euro. Prenotale subito anche via mail a rocchettirito@libero.it o 335 67 43 196. La 2R è a vostra disposizione anche il sabato per soddisfare tutte le tue esigenze. A Camerino, località Torre del Parco. 2R, l'unico centro assistenza auto che viaggia insieme a te. Radio C1, in blu. Ritorniamo alle Livio Luzzi.
Sentiamo Roberto Pellegrino. Sì, ho stoppato praticamente Alessandro Di Modica mentre stava rientrando negli spogliatoi a festeggiare, quindi sono riuscito, diciamo, con la battuta a marcarlo io, non tanto i difensori della Folgore Castelremondo. Oggi grande protagonista Alessandro, una doppietta decisiva oggi, un gol con il Sarnano. Le tue sensazioni di questa ottima affermazione del Camerino? Beh, sicuramente ci eravamo preparati benissimo questa partita, abbiamo lavorato molto bene in settimana. Il merito non è sicuramente solo mio, anche ho segnato due gol, ma di tutta la squadra. Abbiamo lottato fino all'ultimo minuto, fino alle ultime forze, penso che ci siamo meritati questa vittoria. Ok, ringraziamo Alessandro Di Modica per averci aspettato, lo mandiamo a festeggiare con i compagni. È tutto Fabio per il momento.